forme di legno sono fondamentali per la formatura dei feltri che qui ancora facciamo a mano artigianalmente e sono opere artigianali fondamentali. Questa per esempio è una forma in cinque pezzi che è veramente un'opera di ingegneria. Tutti i cappelli che praticamente in cui la forma finale è più stretta della larghezza vengono tagliate con queste forme a cinque pezzi in modo da poterla sfilare all'interno. Abbiamo iniziato a pensare a un nostro progetto nuovo, cioè di fare un marchio, un brand che fosse però solo su misura, solo con le antiche tecniche della tradizione italiana dell'alta modisteria e che ci permettesse di svincolarci anche un po' dai tempi, dai meccanismi della moda che sono molto incombenti e veloci. L'Italia, dal mio punto di vista, cioè, è il paese giusto per fare questa cosa, perché la nostra proposta può essere solo una proposta di alto artigianato, di creatività, di soluzioni. Insomma, un po' l'Italia dovrebbe ragionare come l'ufficio stile del mondo, dal mio punto di vista. Di fatto, continuare con produzione di migliaia di pezzi, cioè, in un mondo di spreco totale, noi qui economizziamo al massimo, tutto questo posto è stato realizzato. Cioè non abbiamo veramente sprecato neanche dal laboratorio precedente, è stato trasferito tutto, è stato tutto riciclato e tutte cose, ed è anche questa mentalità del riciclo entra anche nella produzione, perché nell'assemblaggio dei pezzi che si scoprono nuove idee, nuove forme. Le difficoltà che abbiamo trovato sono quelle di tutti gli imprenditori, anche se piccoli come noi, per cui difficoltà burocratiche, cioè tutto quello che anziché aiutarti a intraprendere qualcosa ti ostacola, soprattutto in un campo come il nostro che è quello dell'arto artigianato, dove speravamo invece di, forse un po' ingenuamente, essere aiutate perché è qualcosa che sta scomparendo lentamente.